Vince il Forlì per 2-1 al Turri contro lo Scandicci in questo mercoledì di Serie D con gli ospiti che adesso sono al comando del girone, una partita tutto sommato equilibrata con la parità rotta nella ripresa grazie ad un calcio di rigore, poi risultato decisivo ai fini del risultato. Partono bene gli ospiti a livello di occasioni, 13esimo un tiro di Fornari da fuori area con il destro, palla al lato, poi ancora Forlì, passa in vantaggio al minuto 27, cross basso dalla sinistra di Eleonori, la palla arriva all'ex Ballardini, piazza in rete per l'1-0 del Forlì. Ma il vantaggio dura poco per la squadra ospite perché al 29esimo lo Scandicci pareggia, spinge sull'acceleratore, palla arriva dalla destra e Cecconi è abile a tagliare in area di rigore, a infilare l'1-1 per lo Scandicci facendo esultare il popolo blues al Turri. E Scandicci che è pericoloso anche 60 secondi più tardi con un gran tiro dai 40 metri di Borgarello fuori di poco alla sinistra del portiere. Ed è questa l'ultima occasione del primo tempo, squadre che vanno dunque a riposo sull'1-1. Nella ripresa riparte meglio lo Scandicci con Grillo che va da Borgarello, sterzata in area, tiro con il mancino, blocca però in volo il portiere ospite. Il Forlì però, come detto, trova il nuovo vantaggio con l'episodio che sarà poi decisivo, è il sesto minuto, calcio di rigore assegnato per fallo di Ficini su Tascini, di poco dentro l'area di rigore, lo stesso Tascini va dal dischetto, palla centrale, Timperanza spiazzato, 2-1 per la formazione ospite. Forlì che anche all'undicesimo ha una buona occasione con la palla sulla destra per il solito Ballardini, tiro potente ma alto. E quindi ancora lo Scandicci che resta in partita, prova a riprendere il match, 22esimo calcio d'angolo di Sinisgallo dalla sinistra, Ginassi va giù in area di rigore dopo il corpo a corpo con l'avversario, riesce comunque a calciare, para il portiere. Ancora Scandicci, minuto 40 con la sgroppata del neo entrato Saccardi, bella la palla per Marini a sinistra, cross basso per Gozzerini, tiro e gran parata del portiere ospite che salva porta e risultato. E Forlì poi trova spazi nel finale per andare in contropiede al 44esimo, variale, bella giocata dalla sinistra, tiro sul primo palo, palla sull'esterno della rete, un minuto più tardi altro contropiede per il Forlì, palla per Manara, ottima la risposta di Timperanza, lo Scandicci poi non riesce a costruirsi altre occasioni nitide, quindi esulta il Forlì che ottiene la vittoria, 13 punti in classifica per la squadra di mister Graffiedi, primo posto nel girone, lo Scandicci invece deve ancora rimandare l'appuntamento con il successo, nel prossimo turno i Blues faranno visita alla Correggese.